Infine avrei la parola all'ambasciatore Casardi per la testimonianza che ci fa piacere vuole portarci, è stato capo di gabinetto del ministro Mirko Tremaglia, e poi lasceremo la parola a noi stessi, cioè ai nostri tre rappresentanti al CGE, quindi a Marco Belli, a Ciofi e a Sangalli, e poi chiuderò io se c'è ancora tempo e se qualcuno. Grazie Roberto, innanzitutto grazie per questo invito che per me rappresenta qualcosa di importante, cioè alcuni anni passati insieme, e dirò appunto tra un momento come sotto l'attenta supervisione di Mirko Tremaglia, ma sono cose importanti perché queste cose hanno comunque poi preso vita e anche un cammino autonomo che come i fiumi carsici potrebbero a un certo punto riesplodere, ed è quello che ci attendiamo tutti, perché è giusto che sia così. E dopo dirò anche quale contributo personale sto dando in questo momento. Ma soprattutto prima volevo appunto ringraziare affettuosamente per avermi permesso di essere con voi in questa, non la chiamerei rievocazione perché ci apprestiamo tutti a fare in modo che il messaggio di Mirko Tremaglia rimanga qualcosa di perfettamente vitale, perché è necessario all'Italia, e quindi questo però mi permette oggi di essere felice di essere con voi, ricordando la fase istituzionale di questo processo. E a questo proposito vorrei ricordare come appunto Mirko Tremaglia fosse estremamente attento a organizzare le cose non soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista dei rapporti con le istituzioni e con l'amministrazione, convinto com'era che da soli non si va da nessuna parte e che bisogna fare squadra con le forze a disposizione, che sono anche quelle obbligatorie, per riuscire a portare a casa il risultato. E lui in questo era un maestro, perché sapeva convincere le persone, prima ancora di averlo ottenuto questo risultato, perché naturalmente lui lavorava con noi ben prima che il risultato del voto poi fosse effettivamente ottenuto. Ed è stato aiutato con molta convinzione, non soltanto dai presenti, ma anche per esempio da Giulio Terzi, che speriamo di avere tra poco qui, e anche da Carlo Mazzilli, che il dottor Cioffi in particolare si ricorderà, e che è stato il direttore degli italiani all'estero, direttore generale del Ministero degli Esteri per gli italiani all'estero, che era anche lui profondamente convinto di questa cosa. E il fatto di fare il sistema ci ha fatto molto piacere, insomma siamo riusciti a lavorare in un modo sinergico che abbiamo ritenuto tutti fosse l'unica via per il successo, e che poi naturalmente è stato un successo ottenuto principalmente da Mirko Tremaglia con la sua forza e la sua autorevolezza politica, perché poi è successo esattamente questo: in un momento in cui si poteva benissimo perdere come vincere, ha vinto lui in fondo con la forza della sua personalità. Però per arrivare a quel punto c'è stato un coordinamento, come dico, tra tutte le forze istituzionali che potevano provarci e riuscirci, e questo è importante dirlo, perché tante volte si è detto che Mirko era un personaggio di cuore, ma magari pieno di foga, e che certe volte trascurava un po' le vie anche istituzionali per muoversi e ottenere i suoi risultati. Io ho fatto il suo capo di gabinetto, posso testimoniare che non era vero niente. Mirko non trascurava proprio nulla, e poteva non sapere certe cose, perché ognuno ha una sua traiettoria e deve, mentre sale, imparare come tutti certe cose, ma ben presto ha ottenuto quei posti che gli hanno permesso di conoscere perfettamente la situazione, tra i quali il posto di ministro, che certamente l'ha messo poi dopo in una posizione ideale per continuare questo processo. Ecco, oggi ho sentito le vostre osservazioni, concordo effettivamente da diplomatico, sia pur da diplomatico che ha lasciato il servizio un anno e mezzo fa,
Come ultimo incarico però ero l'ispettore generale del Ministero degli Esteri e degli Uffici all'estero, quindi questo mi ha dato una conoscenza degli uffici e della realtà degli italiani all'estero molto puntuale e sono stato cooptato dal Circolo di Studi Diplomatici, che è un think tank dove tra l'altro non si può fare un'application, non si può chiedere di entrare, ma bisogna essere cooptati, e sono stato contento di entrare in questo circolo perché mi dà la possibilità di continuare a studiare. Abbiamo anche un bel rapporto con le università romane e non solo, e quindi facciamo anche un'opera forse di divulgazione di quello che abbiamo imparato. E in questo quadro vorrei dire che in particolare io sono riuscito a far entrare nella mentalità quantomeno della divulgazione adesso contemporanea che gli italiani all'estero fanno parte dell'interesse strategico nazionale. E in che modo questo? Dunque, innanzitutto è poco che si riparla dell'interesse italiano, degli interessi nazionali italiani, degli interessi strategici italiani, perché per 50 anni abbiamo dovuto subire un po' alcune internazionalizzazioni che ci facevano un po' uscire fuori quadro come Stato italiano, come patria, diciamo. Un po' c'era quella, l'internazionalizzazione socialista, che pensava un po' a delle avventure internazionali che non erano quelle che poi abbiamo percorso. C'era un'internazionalizzazione che veniva dalla guerra fredda, quindi la NATO, c'era un'altra europea, pensare in termini dell'Unione Europea. Insomma, gli interessi nazionali francamente erano messi un po' da parte, come se fossero un contributo all'insieme, ma dei quali non fosse veramente degno di battere. Un dibattito sugli interessi nazionali è tanto tempo che non c'era e stanno cominciando adesso. Ieri ho preso la parola alla Camera, non nell'emiciclo naturalmente, ma in una delle sale convegni, ad un convegno appunto sugli interessi strategici italiani, e a questo convegno hanno partecipato varie forze politiche e anche forze dell'amministrazione, sia militare, sia civile, sia industriale, eccetera. E si è tentato di delineare quali fossero questi interessi strategici, e non vi nascondo che ho notato da parte di molti un certo imbarazzo, una certa difficoltà, proprio perché il tema si è ricominciato a parlarne da poco. Allora, in che modo gli italiani all'estero si collegano con gli interessi strategici nazionali? Ecco, si collegano in questo modo. Mirko Tamaglia aveva tentato anche un'operazione di quantificazione del contributo degli italiani all'estero, non alla bilancia dei pagamenti perché non ci sarebbero gli strumenti tecnici per fare questo, però un contributo degli italiani all'estero alla crescita economica nazionale. E come? Beh, un primo modo, lo conoscevamo da decenni, era quello delle rimesse, che però oggi non vale più. Le rimesse degli italiani all'estero certamente non sono più una voce importante, anzi casomai sono importanti le rimesse degli emigrati a casa nostra che mandano i soldi a casa, un po' come facevamo noi tanto tempo fa. E invece quello che accade oggi soprattutto è innanzitutto il convincimento di avere un'origine importante. La dottoressa ha citato, la dottoressa Grassi ha citato un'ottantina di milioni di origine italiana, probabilmente mi permetto di dire che sono molti di più, perché noi calcolavamo una sessantina di nomi italiani all'estero, una sessantina di milioni, però non dimentichiamoci che ci sono tutti gli italiani all'estero di origine italiana per parte di mamma, di madre, e che appunto il cognome non c'è, però l'origine italiana c'è, e come. E poi, come voi sapete, è il figlio della madre che soprattutto è vicino alla nazionalità più ancora che il figlio del padre, perché la verità è che almeno fino a poco tempo fa i figli erano allevati soprattutto dalle madri, quindi anche chiamandosi russi ma con la mamma australiana era più difficile che insomma sviluppasse un amore veramente forte quindi abbiamo notato che erano molto importanti anche quelli. Quindi direi che possiamo contare forse anche un 120 milioni di origine italiana. Ci ho detto, forse sono anche di più. Ma
Cosa, perché sono importanti? Sono importanti perché hanno un messaggio che gli viene dalla tradizione per gli acquisti di prodotti italiani. Questa è una cosa importante. Parliamo di cibo e moda che naturalmente convincono tutti, figurati se non convincono quelli di origine italiana, e anzi sono un volano per gli altri, perché acquistando questi prodotti italiani e vedendoli gli altri nei rispettivi stati dove vivono e lavorano, anche gli altri apprezzano questi esempi e li imitano. Ma soprattutto l'italiano è molto industrioso, è molto imprenditore, e sappiamo benissimo quanti italiani hanno messo su delle piccole, medie e grandi imprese. L'ho visto io quando ho fatto l'ambasciatore in Cile, vedevo grandi flussi di prodotti arrivare dall'Italia nei porti e aeroporti, e allora ho fatto un po' un'indagine sulle prime 150 imprese imprese che importavano bene dall'Italia, e almeno 50 erano di origine italiana. Quindi sulle prime 150 imprese che compravano prodotti, merci italiane, una cinquantina erano addirittura di origine italiana. Quindi questo dà una dimensione: se un terzo in Cile degli imprenditori importatori era di origine italiana, dà una dimensione di che cosa significa la essere di origine italiana, e la collettività italiana in Cile, che poi non è nemmeno tanto grande, che cosa non produceva a beneficio della madrepatria. Quindi in realtà la quantificazione non è semplice, però si capisce che probabilmente questi flussi non sono poi inferiori a quello che rappresentavano un tempo le rimesse, probabilmente sono anche superiori. Perché? Perché la maggior parte degli italiani sono emigrati in paesi ricchi, naturalmente non vale per tutti, ma insomma diciamo la maggior parte sono in paesi come gli Stati Uniti, la Germania, il Sudafrica, l'Australia, tutti i paesi dove c'è lavoro, se no non sarebbero andati, e Brasile appunto, e quindi sono paesi che hanno ulteriormente progredito, gli italiani hanno progredito con loro, e quindi una grande massa di questi flussi continua ad arrivare e aumenta sempre più. Allora, gli interessi strategici nazionali, in due parole proprio, quali sono? Con lo sviluppo del processo industriale seguito all'unificazione, l'Italia ha voluto seguire l'esempio dei paesi più importanti, europei, americani, eccetera, ha voluto dotarsi di materie prime della quali la natura l'aveva sfavorita. Quindi è andata l'Italia a cercarseli dovunque ci fossero. Il processo di decolonizzazione ha aiutato questo arrivo di materie prime in Italia, perché i paesi indipendenti più facilmente che ex coloniali hanno permesso l'arrivo di queste materie prime. Abbiamo incominciato a capire che potevamo anche trasformarle queste materie prime, non soltanto usarle ai fini nazionali, trasformarle e farci dei profitti, fare in modo di rivenderle, insomma cominciare una commercializzazione molto importante, che ha permesso di saltare questo ostacolo che la natura ci aveva posto, di diventare una delle grandi potenze del mondo, ecco, grazie proprio a questa capacità, a questo sistema economico che rappresenta un unicum per l'Italia, che non ha uguali negli altri paesi. Ci sono paesi ovviamente che hanno importanti import-export, ma hanno materie prime a livello locale a casa loro che gli permetterebbero di sopravvivere in caso che queste materie prime non venissero. Quindi per noi il primo interesse strategico è quello di mantenere questi flussi. Il mare diventa centrale per noi, la navigabilità del mare, l'arrivo di tutte queste cose e anche la ripartenza. E molte di queste cose sono attribuibili a degli indirizzi di italiani nel mondo, perché abbiamo appena detto che una bella fetta di tutto ciò è attivato dalle comunità italiane all'estero. Quindi io l'ho proprio inserito nei nostri scritti e nelle conversazioni che facciamo all'università o anche ai convegni, per esempio l'ho detto ieri alla Camera, che gli italiani all'estero fanno parte del nostro interesse strategico nazionale, e quando facciamo qualche cosa per aiutarli, come il voto, che poi aiutiamo la democrazia, non aiutiamo loro, e anche la protezione fisica, perché a volte ci sono delle difficoltà per gli italiani all'estero, possono essere calamità naturali, può
possono essere fenomeni di qualunque tipo per il quale c'è bisogno di una nostra protezione, lo tsunami in Thailandia, qualunque cosa, cioè, ciò sa bene, tanti anni al Ministero degli Esteri, che cosa si fa anche per la protezione fisica degli italiani. Ecco, questa protezione non è soltanto un'operazione di solidarietà, ma rientra nel nostro interesse di tenere i contatti in questo modo. Quindi ritengo e spero che questi atteggiamenti che sono stati oggi espressi possano in un futuro molto prossimo essere smentiti da una realtà diversa che trova le sue basi sull'interesse italiano e non sull'interesse degli italiani all'estero. Grazie.